Ci sono due tipi di tempo. Uno può essere misurato con il braccio, la bussola e il sestante. È quello che serve a misurare strade e terreni. L'altro modo di contare il tempo, la nostra memoria, non sa cosa farsene del metro e del mese, dei lustri e degli ettari. Ciò che si è dimenticato è vecchio. Le cose indimenticabili sono appena accadute. Il metro in questo caso non è l'orologio, ma il valore. Con queste parole del poeta tedesco Kestner iniziamo la nostra prima riflessione circa l'Eucarestia, la preghiera, la messa. E la parola al centro di questa nostra riflessione è proprio il tempo. Ciao, sono Don Fabrizio e sto condividendo con voi le mie riflessioni circa l'Eucarestia, il cuore, il culmine, la fonte della vita cristiana. Con 16 sguardi cerchiamo di focalizzare 16 piste, 16 sentieri per avvicinarci e dalla messa ritornare alla vita per riprendere o confermare il nostro cammino nella fede. Il tempo, appunto. Nella coscienza biblica il tempo misurato con una clessidra si chiama et. Mentre il senso dello scorrere degli eventi si chiama olam. Nel Nuovo Testamento, redatto in greco, il tempo è chronos, lo scorrere regolare dei minuti e delle ore, oppure kairos, il tempo opportuno, finestra d'eternità, occasione di scelta e di consapevolezza. L'uomo che ha fede mormora la preghiera del Salmo 90. Insegnaci, Signore, a contare i nostri giorni e giungeremo alla sapienza del cuore. Pensiamo anche al cantico sul tempo nel libro del Coelet, al capitolo 3. C'è un tempo per questo, è un tempo per quello. Espressione di una sapienza antica che dà importanza alla vita e alle sue diverse espressioni, tra lavoro e riposo, azione e contemplazione, parola e silenzio, dolore e gioia, morte e vita. Nel contesto della nostra società, in cui sembra che il tempo non basti mai e che tiranneggi e condizioni il vivere umano, il credente deve poter assumere tale consapevolezza di valore. Il tempo è dono privilegiato, gratuito e liberante del Padre, misericordioso e provvidente, consegnato per noi. Se apriamo la Bibbia nella sua prima pagina e cominciamo a leggere con solennità: In principio Dio creò il cielo e la terra. Assistiamo alla prima grande riflessione. Il tono è mitologico, cioè riguarda la cronologia dei fatti, ma il senso della storia. Prima grande riflessione sul tempo è proprio questo primissimo verso. In principio Dio creò il cielo e la terra. Siamo abituati ad associare la creazione a delle immagini, al vedere. Tralasciamo almeno le altre due dimensioni fondamentali, il suono, per cui potremmo leggere in principio era il silenzio e il tempo. In principio non è il minuto zero, bensì al principio, al fondamento, all'origine di tutte le cose, prima che il tempo stesso cominciasse a battere i suoi minuti. Nel suo parlare, nel suo rompere il silenzio, Dio crea le cose e insieme inventa il tempo. E fu sera e fu mattina, primo giorno. Nel grande caos generato dall'assenza delle cose, della parola e del tempo, Dio irrompe generando il cosmos, l'ordine. L'ordine della creazione obbedisce alle leggi di Dio secondo un'interna intelligenza, posta fin dall'inizio, l'avvicendarsi del giorno e della notte. Il tempo cosmico riflette, e non solo per Israele, ma per tutte le antiche religioni, un carattere sacro e mitico. Nel popolo dell'Alleanza questa tendenza è presente, ma sotto forma di una tentazione. I profeti denunciano di continuo lo scivolare verso l'idolo, il sole, la luna, le costellazioni, a danno del riconoscimento del loro stesso autore, l'autore del cosmo, dell'ordine, l'autore di tutte le cose. Pensiamo ad esempio al vitello d'oro.
il grande idolo portato ad esempio di tutti gli altri idoli. Il vitello d'oro era simbolo del sole, l'astro che segna il tempo del giorno, cellula base per contare il tempo di tutte le attività umane. Alba, mezzogiorno, tramonto, notte. Il tempo, nel suo senso astratto, giorno, la notte, l'anno e le stagioni, diventa tempo speso, consumato nelle decisioni quotidiane. L'olem diventa et, diventa tempo a disposizione per il cammino, il tempo dell'esodo. Kairos, offerto al popolo, tempo opportuno che diventa vocazione, compimento di una vita, espresso bene dal numero 40. 40 anni, una vita intera, il cambio di una generazione intera, perché questo tempo porti frutto. Il tempo diventa manifestazione del divino. Nel tempo si celebrano le fasi della vita e delle stagioni. Questo Cronos diventa Kairos, occasione per riconoscere il passaggio di Dio. Riconoscere, che bel verbo. La riconoscenza è conoscere di nuovo, guardare meglio, vedere cose che al primo sguardo non si erano percepite, ma è anche ringraziamento, celebrazione della gratitudine dovuta a chi è l'origine e il fondamento stesso del tempo e della storia. Nel Salmo 90, dicevamo, l'orante chiede a Yahweh di insegnare a contare i giorni. Lo stesso verbo, contare, significa anche raccontare, mediante la preghiera e la lode a Dio per ottenere la sapienza del cuore. È Yahweh stesso che fa del tempo il luogo della sua santità e della sua storia, per cui siamo chiamati a raccontare, a narrare ciò che abbiamo visto e sperimentato di questa relazione. Ecco che percepiamo la celebrazione come un punto di rivitalizzazione nel tempo. Le verità eterne che sono state date una volta per sempre accadono oggi, sono per noi oggi il presente. Nell'ambito della relazione tra tempo e liturgia accade la celebrazione dei ministri nel tempo, di cui l'anno liturgico è l'esplicazione e ne rappresenta la pedagogia. Tale relazione evidenzia tre fondamentali sviluppi. La relazione tempo-liturgia fonda la storia e radica la realtà quotidiana. Quel che viviamo è un tempo finito, sempre troppo poco, ma nel nostro fermarci a pregare, a tempo e ora, noi riconosciamo il quadro eterno di fondo, il prima e il dopo, il per sempre dell'amore del Padre che crea, del Figlio che salva, dello Spirito che vivifica. La relazione tempo-liturgia è memoriale delle meraviglie compiute da Dio nella storia dell'uomo. Attraverso una ripresentazione, una riattualizzazione dell'evento della salvezza che si differenzia da qualunque altra concezione pagana e mitica di religioni e culture. È qui, è ora che Gesù incontra i suoi discepoli e li chiama, è oggi che li manda ad annunciare a tutti la sua risurrezione. La relazione tempo-liturgia celebra la festa per eccellenza, che è il cuore del cristianesimo, l'evento della morte e risurrezione del Signore, la sua Pasqua. La risurrezione di Cristo segna una svolta tale nel fluire del tempo e degli avvenimenti terreni da richiedere necessariamente un tempo diverso per farne memoria, il rito. I sacramenti, tutti e sette, sono generati da questa memoria, dalla Pasqua di Gesù, evento nella storia che ha cambiato tutta la storia e che si offre come cambiamento per la nostra stessa storia. Cantava Francesco De Gregori, la storia siamo noi. La storia siamo noi, questo piatto di grano. Bene, amici, sorelle e fratelli, buon proseguimento di cammino, buona riflessione, siate santi, un saluto da Don Bab. Ciao!